Allora, stavo sistemando un po' le cose qua nei miei chest perché ho raccolto nel precedente episodio molti materiali. Ho messo a fondere il ferro e, come al solito, gli achievement vengono dati a cazzo di cane. Comunque, per quanto riguarda il precedente gameplay, sono stato molto variegato nel modo di agire. Adesso mi trovo in una situazione tale da poter tranquillamente mettere a fare molte cose. Pronto, mi sto mettendo da parte un bel po' di spade, che possono sempre tornare utili, visto che la situazione in questa miniera si sta facendo calda. Infatti, ho notato che ci sono parecchi stronzi che stanno incominciando a girovagare nella miniera. E siccome non voglio... Cazzo, ho sbagliato a mettere i piedi. Comunque, come potete vedere, ho allargato ben bene quel condotto di lava. E mi sono accorto che... Oh cazzo, questo è meglio... andare qui. Cazzo, proprio una strega dovevo beccare in miniera. Porca puttana, questa si piazza qua sotto e mo come la snido? Dai, fatti vedere che ti fiocino il culo. Vieni qua, fai forza. La devo attirare fuori. Brava, ferma, allora non ti muovere. E quanti colpi ci vogliono per farla fuori, sta stronza? Ah, finalmente. No, 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 io mi devo fare il tavolo di incantesimi e devo far diventare le mie frecce infuocate. Ma che merda, non mi ha droppato un cazzo. Vabbè. Di solito le streghe ti droppano la pietra rossa, oppure la luminite, delle ampulle di vetro. E invece questo mi ha droppato un beniamato ciufolo. Porca merda. E vabbè. L'altra volta ho detto che era quasi finito il Natale. E adesso stiamo quasi in prossimità della Befana. E questo mi ricorda che devo fare la causa al mio fratellino. Voi mi chiederete, ma per quale motivo? Se io e lui siamo così legati, perché non lo adotto io? Io la proposta in casa famiglia l'ho fatta di adottare ufficialmente Paradosso come mio figlio. Ma purtroppo, essendo un genitore single e avendo anch'io dei deficit fisici, purtroppo, vogliono optare per una famiglia più regolare. Comunque, io vengo spesso qui, perché per poter... spesso aiuto gli altri miei fratelli e sorelle, visto che mi so che sono un elettrotecnico, aiuto a mettere a posto un po' le cose. Uno smile. Utile. Dicevo, visto che
mio cugino fa il sistema informatico della casa famiglia. Infatti ho costruito un server così tutti i ragazzi possono collegarsi e possono giocare online tutti insieme come una grande famiglia. Però mi sono accorto che alcuni giochi online non possono collegarsi più cose con lo stesso. Ah, questo è uno spawn, un nuovo spawn che ho trovato, di ragni, che naturalmente ho chiuso. C'erano tutti questi materiali e non li ho ancora presi, volevo farveli vedere. Anche se sinceramente mi chiedo come cacchio si usa il disco. So che bisogna costruire una specie di giradischi, però non ho ancora capito come si fa. Ho fatto dei tentativi, ma sono andato completamente in merda. Comunque, avevo trovato una spada di diamante magica e una corazza magica. E visto che non stavo registrando in quel momento, ho pensato bene di aspettare a raccogliere questi oggetti per farvi vedere. Allora, questa è indistruttibilità 3 e me la metto subito. La spada invece è contraccolpo e aspetto di fuoco. Ho avuto un culo della Madonna. Il libro invece è tocco di velluto, però per poter utilizzare mi serve prima di tutto avere sufficienti livelli, e ce li ho. Mi serve l'incudine, e quello lo farò fra poco, e mi servirà anche lapislazzuli, e mi sembra che anche quelli ce l'ho. Ora, mi costruisco un po' di pane, mi faccio un po' di pane, e questo è buono, e poi vedo di costruirmi anche una chest dopo. Prima mi costruisco un forno. Comunque, io penso che quando vai a pulire il computer con i programmi di pulizia, in qualche modo ti distrugge completamente i file. Infatti, mi dà gli accingimenti di ogni volta come se non l'avessi presi prima, e la cosa sta incominciando a diventare una gran rottura di coglioni. Comunque, quello che credo che sia oro, credo sia oro, perché con la testo pack non è che si capisce molto. Mi devo svuotare un po' l'inventario che tengo un sacco di merda. Probabilmente utilizzo, devo fare una cesta, ma non credo che sia il caso di lasciare qui le cose, meglio sentito qualcosa. C'è qualcuno? Secondo me ho fatto una stronzata a buttare l'armatura di ferro nella lava. Può essere. Ma io non sono uno che bada molto a queste cose. Tanto, ho tanto di quel ferro che di armatura me ne posso fare a centinaia, se non a migliaia. Questa miniera sta offrendo una marea di materiali. Anche se sinceramente speravo di aver trovato più oro. Intanto ferro. E adesso qua. Sì, credo che la soluzione sia solo questa. Ogni volta che faccio la pulizia del computer con i pulitori di file temporanei, evidentemente vado a resettare anche il file dove vengono registrati gli achievement del gioco. Visto che io sto giocando offline, evidentemente i salvataggi non avvengono su un server, ma sul mio computer. E quindi il computer, quando faccio la pulizia, succede questo. Vabbè. Ma tanto non è per nulla un problema per me. Comunque dovrei fare forse la pulizia meno aggressiva, perché io faccio la pulizia profonda dei file. E in qualche modo, evidentemente, è questo che causa questa disfunzione che mi dà gli achievement sempre.
Adesso molto provo a fare gameplay senza punire di fare il tentativo e vediamo se il fatto si ripete. Se non si ripete, avrò la risposta al quesito. C'ho troppa merda, troppa merda in questo cazzo di inventario. Mi devo. Allora. E ho liberato uno slot. Ora prendiamo il ferro, lo mettiamo qui, perché non... Ah, l'oro, mi ero dimenticato. È un vero bordello sta miniera. Tanto più che non pensavo di trovare uno spoon di ragni. E non vi dico il casino per poterci mettere. Ah, un altro smile, bene. Piccolo, vieni qua, piccola sorpresa per te. Mi è piaciuta, penso. Era tutto caldo di felicità. Ok, saliamo. E andiamo a depositare qualcosa, perché tengo veramente troppa merda nell'inventario. Devo togliermi, prima di tutto le asce le devo togliere, perché che me ne faccio delle asce? Siamo sottoterra. Quello che maggiormente deve essere presente è il piccone. Poi, le spade le posso anche togliere, una pala è sufficiente, lo smile, no? Le assi di legno me le tengo, possono servire. Cazzo, ma perché ho sempre sta fretta di scendere? Vabbè, normalmente lo stiviale ancora non l'ho presa. Perché per il momento mi serve carbone, visto che sto facendo fusioni a raffica, il carbone è quello che mi serve principalmente. Dicevo, devo fare la calza al mio fratellino, quindi gli chiederei dei consigli. Perché non è che sono un gran fanatico del dolce, ma invece a paradosso adora il dolce. Cioccolato. Canditi. E stranamente non mette un chilo. Cioè, ha un metabolismo pauroso. Digerisce tutto, anche i sassi. Beh, ci credo. Per come lui è fatto esteticamente, deve essere uno che deve essere bravo a digerire le brutture della vita in modo atroce. Da un certo punto di vista lui è molto più forte di me da questo, per queste cose. Io infatti vado a fuoco facilmente quando uno mi fa notare i miei difetti fisici. Mentre invece lui è molto... Mi ero dovuto fermare un attimo per una urgente necessità fisiologica. Dove eravamo rimasti? Ah sì. La situazione è questa. Ora sto prendendo altro materiale perché ho intenzione di ampliare alcuni progetti in sospeso. Comunque, ho notato che questa miniera, a parte offrire una quantità invereconda di materiali, ha anche un sacco di... cunicoli che si diramano in tutte le direzioni. Per cui, dopo che avrò finito questa raccolta di materiali, forse comincerò a fare un po' di esplorazione approfondita. Perché ovunque scavo sto trovando ferro in abbondanza. E probabilmente questa miniera la traforerò in ogni direzione finché non avrò Ok, la musichetta ti sta avvisando, anche mi sta avvisando che con molta probabilità qualcosa è cambiato nella grotta, in questa miniera, e qualcosa è cambiato e quindi mi devo preparare a ricevere delle belle sorprese. Con delle brutte sorprese.
Non lo so. Ah, sto pezzo non l'avevo notato. Ormai prima i lapislazzuli erano una fonte solo estetica del gioco. Non avevano un reale utilizzo se non per colorare il vetro, eccetera. Invece adesso li hanno implementati come elemento chiave per poter utilizzare il tavolo degli incantesimi. Ora, non lo so se lo hanno fatto per una questione, diciamo, di dare un po' di difficoltà a questo gioco, perché i lapislazzuli non è che ci sia l'indicatore di direzione per trovarli, è a volte una questione di culo oppure di sfondare in ogni direzione. In altri frangenti invece si trovano quasi a fior di terreno, ma in principale modo li trovi solamente scavando molto in profondità. Diciamo che è l'unica cosa che hanno simile diamanti, per trovarli devi scendere molto in profondità. Di solito se ne trovano in grossa abbondanza nei crepacci, sul fondo dei crepacci. Ma per arrivare sul fondo dei crepacci, certe volte ti trovi davanti scheletri, zombie, quei piselloni verdi dei creepers, e visto che in questa versione i creepers hanno implementato la funzione stealth, nel senso che ti arrivano in culo senza che te ne accorgi, sinceramente non è una bella cosa. Non credo che a nessuno piaccia il fatto di trovarsi un coso verde infilato su nel culo all'improvviso. Comunque, la situazione è questa. Bisogna averci un po' di pazienza. Minecraft è come tutti gli altri giochi. Devi imparare a conoscerlo per utilizzarlo al meglio. Come avrete notato, non tengo più come cazzo si chiama? L'avatar demoniaco. Ho rimesso questo che coso perché piace tanto a mio fratello, quindi l'ho voluto accontentare. Alcuni potevano spaventarsi oppure schifarsi di quell'avatar mostruoso. Invece ho rimesso questo. Cosa non si fa per le persone a cui si vuole bene, no? Ma sta regola vale solo per mio fratello. Se la mia donna o una delle mie donne mi chiedesse di fare una cosa che a me non mi va di fare, si possono tranquillamente attaccare al mio uccello, perché è quella l'unica cosa migliore. Nella vita, se vuoi stare con qualcuno, devi accettare i compromessi. Se una ragazza vuole stare con me, deve accettare i miei compromessi, non i suoi. Perché, come si dice, io, nella mia vita, il cuore l'ho dato in passato per amore. E mi è stato maciullato completamente. Adesso ho imparato la lezione. Non mi distruggerò più per accontentare qualcun altro. Penserò solamente a me stesso. Se una persona vuole stare con me, ok, per me va bene. Ma alle mie condizioni, non alle sue. Dato una botta al microfono. Allora, sto facendo incetta di granito perché mi sono accorto che ce ne sta in abbondanza qui. E come al solito, sto raccogliendo tutto quello che potrò portare. Il granito ho intenzione di utilizzarlo per tante cose. Probabilmente anche per costruirmi una nuova casa. Infatti ho intenzione di costruirmi una nuova casa. E sarà una nuova casa fatta di granito, andesite e diorite.
Perché mi sono accorto che è resistente, molto resistente. Io intendo sfruttare questa loro resistenza per avere un posto in cui stare al sicuro. Con molta probabilità farò una casa non troppo alta, perché non voglio correre il rischio, come il mio fratellino, che si è ritrovato un Enderman in casa e per poco non si è scassato completamente. Io gli Enderman preferisco che stiano fuori dalla porta e non dentro casa. Sfondando, mi sono ricollegato a un'altra ala della miniera. Ormai sta miniera l'ho fatta diventare una forma di groviera, piena di buchi. Ma questa è una cosa positiva, così almeno non corro il rischio di perdermi. Nonostante io abbia messo i cartelli per indicare l'uscita e tutto il resto, purtroppo mi perdo ancora, perché purtroppo li ho messi a cazzo di cane. Avrei dovuto essere molto più pratico nel sistemare la direzione, invece l'ho messi male. Voi potete dire, sì, ma perché non li sistemi meglio? È semplice, sono pigro. Ormai sono messi e la rimangono. Qua ci sta sempre il form. Sì, lo so, ci sono pezzi di metallo da tutte le parti, ma io purtroppo non li posso prendere tutto. Per il momento sto facendo questo e poi dopo mi prenderò. Tanto non ho fretta. Le mie scorte di ferro sono praticamente infinite adesso qua. E ritengo che tornerò ogni tanto in miniera per fare il pieno. Quello che per il momento invece mi serve in abbondanza è il granito, l'andesite e la diorite. Come ho detto, ho in mente il progettino di costruirmi un bunker. Poi non è detto che userò solo questa miniera, potrò usare anche altre miniere. La zona mi sembra molto pigna. Evidentemente stare in una zona desertica oppure di monti argillosi, evidentemente comporta che le miniere sottostanti siano molto pigne. Volevo farmi i blocchi per risparmiare spazio nell'inventario, ma anche facendo così ne avrei sempre uno che mi avanza, quindi ho iniziato. Allora, incominciamo a sistemare tutto, perché nella prossima puntata sicuramente ci saranno tante belle cose nuove da fare. E una delle cose che mi voglio fare è l'incudine, perché voglio utilizzare il libro degli incantesimi e farmi un piccone di diamante col tocco di velluto. Ora ricomincio nuovamente a sfondare per raccogliere altro materiale. Naturalmente il gameplay lo concludo qui perché sono quasi 25 minuti e non voglio rompervi troppo le palle. Ma anche se smetto di registrare, continuerò a scavare perché mi sto divertendo, ammetto che è divertente. Per cui vi lascio e che dite, se vi piace seguitemi ancora, oppure se non vi piace mettete un mi piace e grazie lo stesso. Ok? Ciao ciao ragazzi!